Bene, in diretta, buon pomeriggio a tutti. È una puntata veramente speciale, particolare. Avrete modo poi di capire il perché, perché avremo anche tanti interventi, perché parleremo di un tema molto attuale, molto interessante. Io ricordo a tutti gli architetti collegati, due crediti informativi per voi. Ovviamente la mia unica raccomandazione è sempre quella di stare su questo portale, non navigate esternamente. L'unica raccomandazione che vi chiediamo, insomma, per ottenere questi famosi crediti informativi, visto che siamo anche a fine anno, è importante, ovviamente, però state con noi per queste 2 ore, non navigate esternamente, ve lo ricorderò anche più tardi perché è l'unico fattore che può incidere ne negativamente nell'ottenimento dei crediti. Ci sarà la possibilità di confrontarvi con i protagonisti di questo webinar, anche facendo delle domande, ovviamente sulla chat. Ci saranno dei sondaggi, a un certo punto avrete modo di essere coinvolti. Vi avviserò in tempo. A proposito di sondaggi, ne lanciamo subito uno perché è quello relativo alla privacy e sul trattamento dei dati. Perché vi chiediamo di acconsentire in questo caso? Perché così possiamo inviarvi la documentazione, diciamo, che avremo modo poi di scorrere durante questo webinar. Spesso appunto ci chiedete di ottenere questa documentazione. Ecco, basta andare sull'area dedicata, l'area sondaggi, la trovate in alto a destra del vostro schermo, da lì cliccate su acconsento e così avrete modo poi di ricevere nei prossimi giorni le presentazioni, la documentazione, insomma, su questo webinar. Quindi ve lo ricorderò anche dopo, perché molti magari si collegheranno più tardi. Siamo in 187, quindi ne approfitto subito per ringraziarvi. Chi segue da cellulare, ringrazio Maria Luisa Rallo che ce lo scrive, in basso dovrebbe trovare appunto l'icona dedicata al sondaggio e alle domande. Quindi per chi diciamo è collegato da un PC può farlo in alto a destra, per chi è collegato da un tablet o da un cellulare, da uno smartphone, in basso dovrebbe trovare queste icone appunto da cliccare relative insomma alle domande e ai sondaggi. Spero di essere stato un chiaro, insomma, però ovviamente adesso dobbiamo partire e lanciamo subito la sigla. Allora, l'incontro tra illuminazione architettonica e decorativa. Devo dire, sono occasioni un po' anche per riflettere su alcuni spunti che in qualche modo verranno raccontati da un'azienda protagonista nel campo dell'illuminazione, che è la Sforzin Illuminazione, e abbiamo collegato proprio Marco Sforzin, che volevo subito coinvolgere in qualche modo per capire anche qual è l'obiettivo un po' che vi siete dati in questa occasione di confronto. L'obiettivo, intanto, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, questa possibilità che ci state dando oggi, per noi molto importante, essendo la Sforzin Illuminazione comunque una microazienda italiana. E butto lì un dato che al momento siamo in 193, la curiosità vuole che il collegamento sia effettivamente nazionale, perché abbiamo amici dalla Sicilia, Puglia, fino ad arrivare alla Lombardia, anche al Trentino Alto Adige. Non solo nazionale, ma internazionale, perché abbiamo quattro studi di architettura tedeschi che sono collegati ad oggi in Germania. Quattro studi di architettura chiaramente che parlano abbastanza fluentemente la lingua italiana. Quindi ringraziamo anche loro di essere presenti qui con noi. È importante molto, Domenico, questo modo di presentare la nostra azienda, le nostre idee. La nostra visione fra illuminazione architettonica e decorativa, oggi nella fattispecie, proprio grazie anche alla presentazione, oltre che ai progetti, a tre prodotti che vanno a colmare questa necessità che è sempre più richiesta da parte dell'architetto. Proprio questi tre prodotti che oggi andiamo a mostrare all'interno di queste 2 ore che trascorreremo insieme è notizia di questa mattina e qua io ringrazio lo studio Blank, che
per cui Federico Elli e Stefano Filippuzzi, Gerardo Mari e Marco Spatti, perché sono vincitori, informazione proprio di questa mattina, ribadisco, del Good Design Award. Per cui i tre prodotti che oggi noi mostreremo in questo webinar sono vincitori di un premio internazionale conosciuto e ambito da parte di molte aziende di produzione. Quindi abbiamo questo grande vantaggio di mostrare a voi in anteprima anche il funzionamento di questi oggetti. Ringrazio per ultimo Domenico e poi lascio a chi sa fare meglio di me la parola, Philips, che a termine di questo pomeriggio insieme ci mostrerà che cosa significa per Philips connettere la luce, la connessione in una casa fra luce e tecnologia, che è quello spazio che le case ben studiate, ben pensate, oggi stanno richiedendo sempre più spesso. Quindi Domenico, grazie per questa piccola intro, lascio a te la possibilità di gestire questo pomeriggio. Grazie. Io a te Marco, assolutamente. Pardon, sono Marco Sforzin, chi vuole il mio indirizzo di posta elettronica lo trova tranquillamente nel sito della Sforzin Innovazione. Tra l'altro, prima di salutarti, volevo soltanto coinvolgerti in questo passaggio diciamo di consegne, perché adesso entriamo di fatto nella boutique che avete recentemente aperto a Milano, se non sbaglio. Sì, sì, è stato un investimento che era parecchio tempo che avevamo la volontà di aumentare il nostro bacino di utenza, anzi, ma più che di aumentarlo, di rendere il nostro bacino di utenza per gli studi di architettura di centro Milano, in cui siamo noi che stiamo venendo da voi. Non occorre più che siete voi a venire a Paderno Mignano, dove è la nostra sede, ma siamo noi che, attraverso l'architetto Mirko Mocenighi, che gestisce, sta gestendo lo spazio a Milano in via Pisoni, è lui che è a disposizione degli studi di architettura per dare qualsiasi tipo di appoggio che possa dare nella sua esperienza di creazione della luce all'interno degli spazi. Per cui abbiamo aperto Milano, abbiamo aperto questo studio di progettazione, abbiamo aperto già nei primi mesi, nonostante il periodo storico molto difficile, in realtà con, lo dico in totale serietà, con un ottimo successo, e quindi siamo non più convinti, ma abbiamo iniziato a navigare anche questa barca che ci sta già dando ottimi risultati. Sì. Perfetto, e ti ringraziamo anche per questo accenno importante, ti salutiamo e ovviamente ti auguriamo anche te buon webinar, stai con noi insomma, perché appunto sarà poi l'occasione in qualche modo per raccontare un po' anche questa storia di questa azienda. Mirko Mocenighi Gaiato, l'architetto diciamo che in qualche modo è stato citato da Marco a poco fa, collegato dalla boutique insomma di Milano. L'occasione insomma oggi è quella di confrontarvi anche con tanti creativi, tanti designer, e che cosa insomma, qual è lo spunto che cercherete di dare? Eccomi, aspetta che ero fuori inquadratura. Tanto buongiorno a tutti, grazie. Ok, grazie per essere qui con noi oggi. E come giustamente e ampiamente anticipato da Marco Sforzin, è stata una bella sfida, soprattutto in quest'anno difficile, riuscire a entrare comunque in un territorio che per noi era quasi sconosciuto, ma che, come anticipava Marco, sta dando dei bei risultati. Proprio la volontà è stata quella di avvicinarci noi al mondo degli architetti, facendo sì che sia molto comodo per loro e potendo fornire un servizio a 360 gradi che vada dalla progettazione alla fornitura poi finale dei prodotti, un ottimo risultato, e cercare di aiutare l'architetto nel proprio lavoro già molto complesso. Direi ecco. Mirko, senti, di fatto ufficializziamo l'inizio anche con le presentazioni. Adesso accanto a te diciamo avremo di fatto i primi relatori, diciamo Federico Elli e Gerardo Mari, se non sbaglio. Di cosa ci parleranno? Allora, loro due sono le due menti creative che hanno permesso a Sforzini Illuminazione di creare Linea,
Linea è il primo prodotto che presenteremo oggi. Detto veramente in due parole, è una linea di luce, per cui è un prodotto molto versatile che può essere utilizzato in tantissimi ambiti, con tantissime soluzioni anche tecniche, per cui può essere una plafoniera, ma può essere anche una plique, può essere anche una piantana da terra. Per cui è un prodotto, proprio per questo ci piace chiamarlo architettonico, ma allo stesso tempo decorativo, perché secondo me, ma credo che sarà condiviso poi da tutti, di una bellezza, secondo me, assoluta. Ecco. Per cui lascio la parola a loro, che sicuramente sapranno spiegare meglio di me il prodotto a 360 gradi. Bene, ti ringrazio Mirko, mi hai aiutato un po' in questo passaggio di consegne. Insomma, allora iniziamo di fatto con la prima presentazione. Buon pomeriggio ovviamente a Federico Elli e a Gerardo Mari. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i collegati. Grazie, buon pomeriggio, grazie di essere presenti tutti quanti. Noi abbiamo una presentazione da condividere in modo da potervi far vedere Linea in alcune immagini che ne rappresentano le possibilità di installazione, ma anche dettagli tecnici. Quindi ora condividerò una presentazione e ci parleremo ovviamente sopra per descriverla nel modo più completo possibile. Esatto. Nell'attesa che tu carichi, diciamo, la presentazione, io ricordo sempre il progettista, gli architetti collegati 206 in questo momento, che poi per ricevere, diciamo, la documentazione, le varie presentazioni, bisognerà entrare nell'area sondaggi, lo ricordo, e cliccare a consentire. Lo ripeto più volte perché magari qualcuno si collega adesso. Eventualmente chi non riesce a trovare, insomma, l'area dedicata può segnalare la propria email, in qualche modo cercheremo di inviarvela. Però dovrebbe esserci l'area sondaggi attiva in qualche modo e da lì appunto a consentire. Ci siamo con la vostra presentazione, possiamo iniziare. La vedete, giusto? La vediamo. Perfetto. Allora, partiamo proprio da Linea, ci intervalleremo io e Gerardo nello spiegarvelo, sia per quanto riguarda gli aspetti generali che per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Linea, come da titolo, è un sistema lineare flessibile, basato ovviamente sulla tecnologia LED. La caratteristica principale di Linea è che permette tantissime installazioni differenti, nel corso della presentazione lo vedremo, e questo principalmente grazie all'architettura di prodotto che insieme abbiamo studiato per andare a intercettare tutte le possibili installazioni che ci si presentavano davanti come una sfida di prodotto. Giusto due caratteristiche generali, poi ci intervalliamo sulle parole più tecniche e sulle possibilità di installazioni. Linea, come vedete dall'immagine introduttiva, nasce come linea di luce, nel senso che può essere effettivamente tesa tra due muri, anche angolati, e generare così quindi una linea di luce che attraversa lo spazio, ma di per sé, grazie alla sua anima flessibile che è realizzata in acciaio armonico, permette anche installazioni a parete a soffitto caratterizzate da curve. Questo sarà spiegato bene successivamente, ma vediamo come a quel punto le possibilità di installazione sono tantissime. A catalogo ci saranno due versioni, sia 3000 che 2700 gradi Kelvin, così da andare a coprire ancora di più le possibilità di installazione. Allo stesso tempo vengono fornite sia versioni dimmerabili che non, quindi massima possibilità di personalizzazione in base all'applicazione d'uso necessaria. Sì, vorrei aggiungere che è un sistema molto versatile e componibile, quindi il prodotto lo definisce praticamente il cliente, l'architetto, perché partendo di questo sistema sarà lui a scegliere quale sarà la tipologia, eccetera. Praticamente questa linea di luce può andare da un metro a 10 metri. 10 metri che possono essere da parete a parete, lineare, una linea retta, che dopo vedremo come si monta con questa parte qua, o altrimenti potrebbe essere a soffitto o a parete, facendo un disegno che... Il disegno potrebbe essere da una linea dritta a essere qualcosa di disegnato, potrebbe essere un percorso, si potrebbe gestire come una spline line per chi sa di questo. Quindi va praticamente disegnato la grafica, la linea, la curva, potrebbe essere qualcosa di geometrico, e dopodiché la versatilità di questo prodotto consente di fare tutto ciò. Sì, esattamente. Adesso nella presentazione state vedendo una slide
che è anche una delle immagini che caratterizzano il catalogo dedicato al prodotto, che rappresenta un po' la genesi del progetto, ovvero questa necessità che avevamo di tendere una linea di luce all'interno di uno spazio e che lo caratterizzasse. Quindi sicuramente credo che questa immagine ben rappresenti quella che è stato il principio di genesi del progetto e i primi, diciamo, le prime difficoltà che sono state affrontate per realizzare l'installazione. Infatti possiamo pensare anche a questa lampada come una soluzione per tutte quelle location dove i punti luce non possono essere, diciamo, predisposti esattamente dove si vuole, e quindi magari coprire grandi spazi arrivando da una parte di una stanza piuttosto che dal soffitto. Ecco quindi che Linea nasce inizialmente per essere tesa tra due superfici che possono essere due pareti verticali, ma anche il soffitto e il pavimento stesso, lo vedremo nelle immagini successive, e che ha in questa prima modalità la sua natura. Linea, come vedete, come ha detto Gerardo, è disponibile in metrature, quindi ci sono dei kit, esattamente, che vanno dal singolo metro, che è corta, se vogliamo, pensando ovviamente alle dimensioni tipiche di una stanza, fino a 10 metri, e questo con un'alimentazione singola, grazie a un sistema a 48 volt che ci permette di non avere cadute di tensioni rilevabili per tutta questa lunghezza, fino ai 10 metri. Quindi effettivamente anche spazi di grandi dimensioni possono beneficiare dall'installazione di un prodotto di questo tipo. Come vedete qua, introduciamo anche i primi componenti. Linea, come vedete dal disegno della presentazione, ha una potenza lineare di 20 watt metro, ovviamente perché la strip LED è posizionata su tutti e due i lati del prodotto, così da generare un'illuminazione a 360 gradi grazie alla diffusione poi della copertura siliconica. La costruzione della lampada adesso la vediamo. Dal disegno che vedete, che è rappresentativo di quello di un'installazione parete parete, si intuisce come c'è un elemento di attacco, che è quello che Gerardo sta in questo momento tenendo in mano, che permette perfettamente il prodotto, così da non avere spanciate, linee non, diciamo, disegnate come da progetto. Voglio sottolineare che anche se abbiamo detto, diciamo, il prodotto scala a catalogo sì, da 1 a 10 metri ogni metro, ma comunque può essere personalizzato alla distanza da muro a muro o da punto a punto al muro, perché può essere anche messa in diagonale, dopo lo faremo vedere, che diventa precisa da punto a punto, quindi potrebbe essere 5 metri 36 per esempio, che riusciamo a farlo. Sì, il sistema che ci permette di tensionare il prodotto ha ovviamente dei margini di tolleranza che ci permettono effettivamente di andare ad adattarsi a qualsiasi misura. Qua potete vedere un'altra delle caratteristiche di questa testa di installazione che Gerardo ha in mano, ovvero che ha la possibilità di angolazione. Dopo averla installata e angolata, è anche possibile fissarlo, così che non ci siano poi cedimenti, diciamo, nel corso della vita del prodotto una volta installato. L'immagine che vedete sulla destra dello schermo credo sia ben rappresentativa delle possibilità di installazione che Linea dà nella configurazione che noi chiamiamo tesata. Come vedete, installazioni verticali, installazioni tra due pareti verticali, quindi in orizzontale, oppure tutte le angolazioni fino a 40 gradi, quindi copre veramente un grandissimo spettro di possibilità, fino a 40 gradi, con un'illuminazione continua per tutta la lunghezza della lampada. Qui infatti vediamo un dettaglio della testa, sia in presentazione, sia per quanto il prototipo che... prototipo, il pezzo in produzione che Gerardo ha tra le mani. Vedete una costruzione che è piuttosto complessa per assicurare la perfezione del prodotto, ovviamente una volta installato, ma soprattutto credo che uno dei dettagli che denota la cura del progetto è anche l'elemento che credo che si veda dalla camera, nero, che è una guarnizione Teflon per non andare a rovinare il prodotto una volta che viene angolato. Quindi effettivamente la qualità del prodotto permane per tutta la vita dello stesso. Esattamente. Dopo volevo raccontarvi un po' com'è la procedura del montaggio, perché è molto importante, che anche se sembra un po' complesso qua, infatti c'è tanto lavoro dietro, in realtà il montaggio è molto, molto facile, molto alla mano. Sì, praticamente bisogna fare la misura precisa da centro a muro,
ok? E no, dopo noi possiamo fornire tutti i calcoli precisi di quante saranno le misure che dovranno avere i singoli componenti. Dopodiché si fissa questo supporto a muro, praticamente questo qua che è il tensore, mi passeresti questo? Certo. Praticamente questo è il tensore che ha l'estremo, ok? E qua abbiamo un'anima d'acciaio che è il supporto della lampada, che questo è anche importante dirlo perché avendo un supporto interno di un'anima d'acciaio, questo ci consente che sia bella tesa sempre. Sempre, e quando facciamo anche delle forme, questo essendo in silicone, mantiene sempre la forma, non è che casca perché è una cosa, no, quello che riesce a mantenere sempre la forma che noi stabiliamo o che stabilisce il cliente, l'architetto, eccetera. Praticamente una volta con la gomma qua, abbiamo già fissato questo e praticamente andiamo ad agganciare questo semplicemente così e facendo girare questo si mette in tensione il tutto. Dopodiché si copre tutta questa parte e per ultimo si va a coprire tutta la parte del tensore. Nella parte dove c'è l'attacco della corrente ci sarà ovviamente da fare il collegamento, però come vedete è tutto molto veloce, quindi uno praticamente basta che attacca i due estremi e lo aggancia come se fosse un gancio praticamente. Sì. C'è da dire che un'altra particolarità del progetto è la strip LED che abbiamo fatto realizzare custom. Quindi è un prodotto esclusivo a marchio Urban Scorzini Illuminazione, perché la presenza ovviamente della silicone di copertura che ci permette una diffusione perfetta della luce lungo tutta la circonferenza del prodotto, ovviamente andava a spostare i gradi Kelvin. Pertanto questa strip LED 48 volt è stata tarata esattamente per avere un output luminoso garantito, come vi dicevo, di 3000 e 2700 gradi Kelvin. Questa è una strip custom realizzata proprio per questo progetto. Scusatemi, ragazzi, stanno arrivando diverse domande, diciamo, su questa vostra presentazione. Poi se vi va magari ve ne faccio alcune, proprio perché in qualche modo anche mi piace dare un'interazione con chi ci sta seguendo, perché mi sembra che abbia suscitato molto interesse. Quindi se volete io vi faccio anche delle domande. Sì, non c'è problema. Allora, parto subito. Federica Lucifora chiede, quanti lumen può essere dimmerata? Sì, può essere dimmerata. I lumen ovviamente variano a seconda della versione di gradi Kelvin. Siamo a 1650 lumen metro per la versione 3000 gradi Kelvin e 1450 per la versione 2700 gradi Kelvin. Al metro, ovviamente. Rosa Laura Mure chiede, può essere installata anche in luoghi con un certo tasso di umidità? Sì, credo che non ci siano problemi perché tutti i materiali non risentono dell'umidità a partire dal silicone all'acciaio che viene utilizzato. Abbiamo acciaio inox e alluminio, quindi non ci sono problemi. Sì, poi non abbiamo visto da vicino, diciamo, i vari passaggi che Gerardo cercava di raccontare. Poi magari se vuoi avvicinarti così alla telecamera, magari possiamo anche vedere meglio, diciamo, la struttura, insomma. Eccola qua, insomma, perché vedevo anche delle domande relative a questo aspetto. Abbiamo anche un esploro dopo, Gerardo, se vuoi. Ok, questo è il sensore, ecco, una volta fissato. Sì. Fissiamo. Nel frattempo vi faccio vedere un esploso, anticipo un po' di... Eccolo qua. Potete vederlo anche nella presentazione. Qua si apre, qua si chiude. Così garantiamo che sta sempre in tensione. E dopo l'altro dettaglio interessante che dovete capire... Quello che vi raccontavo prima. Questo è l'elemento che fissiamo... A fuoco? Fissiamo? Sì. Forse è la ricerca qua. Questo è l'elemento che fissiamo a muro. Come vedete, qua abbiamo due calamite
per mettere la copertura, non c'è nessuna vite a vista dopo. Questo è qualcosa che ci piace molto, di non far vedere nessun dettaglio. Dopodiché si va a lanciare questo, non so se avete visto, ripeto l'operazione. È arrivata una domanda da parte di Renato Montesani che chiede: che lunghezza può raggiungere? Da 1 a 10 metri sono i kit standard, poi ovviamente ci si può adattare all'esigenza dell'installazione, quindi appunto 5,43 m, insomma, copriamo da 1 a 10 metri con tutte le variabili intermedie. Katia Colucci chiede: quindi l'alimentazione arriva solo da un estremo o da entrambi? No, allora, l'alimentazione ha diverse possibilità. Torno un attimo alla seconda slide perché stavamo proprio per trattare questo argomento. L'alimentazione fino ai 10 metri può arrivare da un singolo punto. Questo singolo punto può essere direttamente dietro la testa di installazione che vi ha mostrato Gerardo, quindi completamente invisibile con alimentatore remoto. Effettivamente in quel caso l'installazione sarà solo della lampada, cioè ciò che si vedrà sarà prettamente la lampada. Oppure, e lo vedremo anche sul finire della presentazione, abbiamo disegnato ovviamente una scatola rosone per accogliere il driver, qualora il driver non potesse essere remoto. Lo vedete qua nella presentazione, nel caso, diciamo, due, il secondo, quello in mezzo, e nel terzo caso. E come vedete la lampada può essere alimentata sia in testa, sia che in un qualsiasi punto lungo la lunghezza. Quindi effettivamente non è un problema dove abbiamo il punto luce, perché possiamo andare a cablare la lampada in mezzo, a tre quarti o in testa, quindi effettivamente anche questa flessibilità è garantita. Vedete qua, vado avanti nel frattempo, queste sono immagini, interrompimi pure, vedete sempre la presentazione, esattamente le proporzioni della scatola rosone, che è stata disegnata ad hoc per il prodotto, che come vi dicevo può accogliere alimentatori fino a 240 watt se non vado errato, quindi ovviamente su una lunghezza di 10 metri, nonostante il sistema sia a 48 volt, le potenze in gioco sono piuttosto elevate. Scusatemi, vi leggo altre domande che arrivano. Fabiana Fortunato: può essere usato in esterno sotto un porticato? No, in questo caso la lampada è solo per interni. Riccardo Catalfamo chiede: ma la misura deve essere ordinata in azienda o possibile tagliarla in fase di installazione? Tagliarla in fase di installazione è possibile, esatto. È per quello che infatti abbiamo cercato di semplificare l'offerta catalogo in metrature standard, così che dobbiamo fare 4,65 m, se ne ordinano 5, e nel kit della scatola che è stato predisposto, che arriverà, nel quale arriverà la lampada, c'è tutto l'occorrente per andare a tagliare i vari componenti. Ovviamente mi riferisco al nastro in acciaio armonico centrale, quindi si può assolutamente tagliare in loco, quindi anche fare aggiustamenti, diciamo, dell'ultimo minuto. Volevo aggiungere che abbiamo sviluppato un calcolatore, sì, che lo può fare la Sforcino, possiamo anche fornire agli architetti, che praticamente loro, mettendo la metratura esatta del punto o di quello che hanno bisogno, ti darà la potenza, la quantità di lumen, tutti i dati, come verrà tagliato il prodotto, la lunghezza da ordinare, tutte le lunghezze da ordinare, diciamo tutti i dati completi di cui c'è bisogno come per procedere con l'ordine, e anche i dati di luce, questo è fondamentale. Esattamente. È arrivata anche una domanda sulla temperatura colore spettro da parte di Bernardo Percassi. Abbiamo 3000 e 2007 gradi Kelvin in catalogo. Roberta Levi chiede: sono dotati di trasformatore? Se sì, dove viene collocato? Torno indietro di un paio di slide. L'alimentatore può essere remoto, quindi sì, a catalogo ovviamente ci sono gli alimentatori dedicati, anche perché essendo un 48 volt ha degli alimentatori specifici. Può essere remoto, come nelle tre installazioni mostrate a monitor, oppure in un rosone dedicato, sempre come la slide che stiamo mostrando in questo momento. Fornisce sempre la Sforcino. Sì, sì, è tutto nel pacchetto. Non si deve preoccupare, diciamo, da questo aspetto. Nel frattempo vado avanti, anche perché so che i tempi sì, sono... Sì, esatto, mi fermo e procedete pure. Perfetto, vedete la seconda anima
se volete, del prodotto, che è la flessibilità. Avevamo questa flessibilità dai materiali e allora abbiamo deciso di sfruttarla. Per quelle che sono le installazioni a soffitto o a parete, quindi con sviluppi verticali, orizzontali, su una superficie piana, abbiamo studiato un kit di attacchi che va ad aggrappare sull'acciaio armonico, qua poi possiamo vedere nel caso un dettaglio dopo in camera. Questi punti possono essere, diciamo, definiti quasi punti di controllo della forma. Esatto. Permettono sia di attaccare il prodotto, di assicurarlo alle pareti, verticali o orizzontali che siano, sia di gestire il disegno. E quindi effettivamente con questo kit che tiene sollevata la lampada di circa 4 cm dalla parete, generando anche quindi una diffusione uniforme sulla parete stessa, riusciamo ad andare a disegnare il prodotto. State vedendo alcuni esempi a monitor, sia di installazioni verticali, ovviamente stesse potenze, stesse lunghezze, perché il kit di base rimane il medesimo, ed effettivamente la libertà formale è assoluta. Il consiglio che possiamo dare è farsi un'idea del disegno, perché un disegno, una volta che si generano quattro curve, genera anche lunghezze molto superiori magari a quelle che ci si aspetta rispetto alla dimensione della stanza. Quindi fare un disegno prima in questo caso è un'ottima idea per avere un risultato pressoché perfetto. Sì, perché ovviamente la forma viene definita dei punti di fissaggio, quindi se io metto uno in mezzo e un altro qua, questa sarà la forma definitiva, oppure in questo caso due. Quindi uno praticamente prima deve avere la idea di cosa vuole fare e da lì si studia quanti punti di fissaggio deve avere come per fare questa forma. Infatti lì nel disegno vedete che c'è una parte dove viene fissato tutto dritto e dopo ci saranno quattro punti, se non ricordo male. Sì, ce ne sono tre per ogni mezzo arco. Perché abbiamo stabilito per garantire l'operatività di ogni singolo componente un raggio minimo di piegatura di 300 mm per non andare a stressare le piste LED eccessivamente con le curvature. Il tipo di installazione anche qua prevedono sia sulla sinistra installazione con un driver remoto sia con driver nel rosone. Qua vedete un esploso del prodotto così come lo stava descrivendo Gerardo prima con in mano il pezzo reale, il pezzo fisico di produzione per quanto riguarda l'opzione tesata. Ovviamente quando si va a realizzare invece l'elemento a muro, a soffitto, curvilineo o dritto che sia, tutta la parte che viene chiamata testa di installazione muro scompare, è sostituito dai kit di fissaggio che abbiamo visto prima nell'immagine. Chiudiamo la presentazione, poi se ci sono domande, non so, anche in base ai tempi, diteci voi. Qua vedete il rosone che è stato disegnato ad hoc per questo prodotto, rosone che permette tra l'altro, grazie a un piccolo gradino in ingresso, di gestire estremamente bene anche il cavo in ingresso, quindi se si riesce a fare la misura perfetta si può tendere senza pieghe, stessa distanza dal muro sempre, quindi abbiamo cercato di curare anche questo aspetto, fino alla sezione del silicone che è stata oggetto di tante revisioni, tanta fatica, che è autoaggrappante sul sistema acciaio LED, quindi effettivamente si monta clippandolo sopra. Questa è la presentazione in linea, se ci sono domande, oppure non so quei tempi. Ne sono arrivate diverse domande, ragazzi, quindi non riusciamo sicuramente adesso a leggerle tutte, magari ne faccio un paio. Ah, ok, scusa, non sapevo che la scaletta è tirata, non so, dici tu. Esatto, siamo un po' in ritardo, però Paolo De Leo chiede, può essere inserita nei mobili? Strana domanda, non me la sono mai posta. Sì, è sempre una lampada, sì, perché no? Sì. Complicato, nel senso che dipende dalla tensione che può sopportare il mobile, perché ovviamente più la lampada è lunga, più la forza di tensione aumenta. Diciamo che non dovrebbe essere impossibile, non è stata disegnata per questo, si potrebbe fare. Io penso che lui penserà la versione plafone che chiamiamo noi, quindi perché no? Perché no? Se c'è una superficie si può montare, ovvio, poi dipende, se la tesata un po' di meno. Chiaramente. Ragazzi, se riuscite in qualche modo poi a rispondere sulla chat alle domande che sono arrivate ulteriori, la scaletta ovviamente ci impone un ritmo, un certo tipo di ritmo, poi magari ci rivediamo più tardi così magari eventualmente diamo qualche altra informazione.
Va bene, grazie a tutti. Complimenti per ora, grazie a Federico, Elli e Gerardo Mari. E adesso invece con Marco Spatti passiamo alla prossima, diciamo, alla prossima presentazione. In qualche modo continuiamo un po' anche a raccontarvi queste idee molto interessanti. Marco dovrebbe essere con noi già collegato e in qualche modo raccontarci. Eccomi. Eccolo qua. Arrivano intanto i complimenti ovviamente per questo che in qualche modo raccontato. Eccoci. Io sono Marco Spatti e sono anche un product designer come i miei colleghi. Collaboro con il gruppo Sportsin da diversi anni e mi hanno invitato qui oggi per parlarvi, per presentarvi Olo, che è l'ultimo prodotto che abbiamo realizzato insieme. Olo è un applic dall'aspetto molto semplice, molto pulito. L'idea dietro la nascita di Olo era quella di realizzare un'applic decorativa, ma al tempo stesso le linee molto pulite, quindi diciamo un decorativo minimale. Ecco, è una lampada impresso fusione d'alluminio, quindi realizzata in monoblocco. Con la tecnologia che abbiamo utilizzato, quindi andando a utilizzare dei moduli LED a tensione di rete, quindi 230 volt, abbiamo potuto togliere il driver, quindi l'inserimento del driver ci ha concesso di avere diversi vantaggi. Il primo dal punto di vista estetico, quindi come potete vedere nell'immagine laterale non abbiamo l'ingombro del driver sulla basetta di collegamento a muro, quindi riusciamo ad avere un collegamento a parete dalle dimensioni molto ridotte e siamo riusciti ad ottenere potenze molto elevate, quindi è un applic in grado realmente di far luce e è un prodotto quindi concreto, cioè illumina molto. Diciamo che adesso va a posizionarsi tra le applic più potenti sul mercato. Ecco, qui potete vedere le dimensioni dell'oggetto, quindi in realtà è un oggetto che esce relativamente poco dalla parete perché ha uno sbalzo di 20 centimetri. È disponibile in tre differenti temperature colore, quindi 2700 gradi Kelvin, 3000 e 4000. A disposizione poi degli architetti ci sono anche le curve fotometriche e i file LDT per la progettazione. Un sacco di luce, sì, la potenza e i lumen adesso poi sono specificati, poi li trovate come si torna indietro così. Sì, la potenza a 4000 gradi Kelvin sono 3500 lumen, quindi direi non sicuramente non pochi. Un altro aspetto molto interessante di Olo sono le finiture. Abbiamo scelto di adottare diversi tipi di finiture, sono tutte verniciature per lo più. No, tutte verniciature, solo verniciature, a liquido. I verniciati opachi, che qua potete vedere, sono il bianco e il nero, diciamo i due colori più classici. Il nero ha un'ulteriore finitura soft touch superficiale, che è uno strato di verniciatura superficiale oltre al nero. E oltre ai due classici colori bianco e nero, siamo andati ad ampliare la gamma delle finiture con delle verniciature speciali. Questi sono gli elementi qua, in questo caso vengono spazzolati a mano e verniciati in un secondo momento con delle verniciature metalliche e con una vernice superiore di protezione trasparente. Questo perché volevamo permettere a Olo di essere adattabile a qualsiasi tipo di ambiente e... perfetto. Sì, fare uno zoom prima. Grazie. Prima la scatola, sennò sembrerebbe tutto sconcigliato. Ecco qua. Non so se il focus della camera ci permette. Qui non vedo, probabilmente staranno inquadrando le geometrie della lampada. I colpi di luce e anche la spazzolatura superficiale molto interessante in questa finitura. Ok, qua abbiamo alcuni dettagli di queste finiture. Ok, qua abbiamo alcune immagini della Olo
ambientata negli spazi, come potete vedere l'architettura del prodotto, quindi questa linea molto contenuta con questo foro centrale permettono alla luce di compenetrare il prodotto e quindi di illuminare in maniera omogenea la parete. Questo è un dettaglio, una vista dei tre quarti anteriore, e con questo abbiamo concluso. La mia differenza di quella di Federico e di Gerardo si attacca sulla parete, per cui... Molto veloce. Marco Bellocchi però chiede, i lumini indicati sono nominali o effettivi, cioè reali? Sono nominali, sono nominali. Sono lumini nominali, in realtà non cambia molto dagli effettivi, nel senso che non avendo una copertura, arriviamo all'immagine, non avendo una copertura opale nel... Che va a coprire il LED, in realtà sono più o meno reali. Dopo nell'intervento di Mirko si vedranno le performance della lampada. Ah, ok, ok, perfetto. Quindi ci sarà ancora più dettaglio successivamente. Ok, perfetto. Abbiamo sviluppato oltretutto un elemento aggiuntivo, dato che l'attacco parete è di dimensioni molto contenute e non sempre i muratori sono così contenuti nel forare la parete, nel far uscire i corrugati. Viene fornito già nella confezione una microbasettina bianca che eventualmente può essere tinteggiata del colore della parete a coprire eventuali imperfezioni del buco, quindi del foro a parete. Questo è tutto. Complimenti. Ovviamente anche in questo caso arrivano delle domande, purtroppo non riusciamo in qualche modo. Vabbè, te ne faccio una velocissima. L'angolatura sì. Di cosa può variare? No, assolutamente, è una pressofusione per cui il blocco è fisso, l'inclinazione è fissa ed è stata studiata affinché l'inclinazione del LED illuminasse in maniera omogenea e in una maniera più ampia possibile la stanza. Come si dice in questi casi, mi dicono dalla regia che avremo tempo anche di rispondere alle domande. Ah, ok. Quindi dopo, quelle che rimangono a posteriori risponderemo. Perfetto, ti ringrazio per ora Marco. Torniamo da Federico Elli, se non sbaglio. Ripasso. Grazie. E passiamo a un prodotto leggermente diverso, mi viene da dire. Perché passiamo anche di marchio per quanto riguarda la sforzina illuminazione e parliamo di un prodotto che abbiamo disegnato noi di Blank Design Studio per il catalogo tecnico. Catalogo che vede la presenza sia, fatemi dire, dei classici estrusi in alluminio, ma anche di tanti codici con diverse tipologie di installazione realizzati in gesso. Atena fa parte di questa seconda categoria ed è un sistema di segnapassi che abbiamo definito modulare. Adesso vado a prendere il pezzo di produzione. Anche la cassa, grazie, sì, perfetto. Come vedete dall'immagine che c'è in presentazione... Cosa mostro? No, va bene, sì, ma si vede la presentazione, poi dopo lo facciamo vedere, grazie. Atena in realtà è un ecosistema di prodotti. Questo ecosistema di prodotti è completamente realizzato in gesso e quindi ha il grande vantaggio, come sicuramente tutti voi saprete, che una volta installato può essere rasato e quindi scompare, cioè l'installazione scompare e rimane solo la luce. In questo caso però il prodotto di base che vedete qua in mano a Marco e nelle immagini è costituito da due elementi, poi se li contiamo in realtà sono cinque, ovvero una cornice che è sempre presente, che è la cornice in gesso, che è la cornice che viene installata all'interno del cartongesso, poi vedremo che abbiamo anche ovviamente una cassaforma per laterizio. Cornice che una volta installata può essere rasata e quindi effettivamente scompare. E poi dei diversi segnapassi, diversi perché ovviamente sono caratterizzati da geometrie diverse nonostante sia omogeneo l'output luminoso, che permettono quindi di adattare l'estetica voluta a diversi luoghi di installazione. Il bello, quello che contraddistingue questo prodotto, è che l'elemento luminoso è attaccato magneticamente alla cassaforma. E quindi in caso di malaugurato malfunzionamento, in caso di necessità di cambiare l'estetica del modulo luminoso, in caso di manutenzione, sostituzione del driver,
è tutto accessibile senza la necessità di fare opere murarie. Quindi effettivamente è un sistema di segnapasse a incasso che una volta che è incassato non necessita più di rompere il muro o il luogo di installazione. Quindi questa credo sia la più grande forza. Come vedete ci sono 4 codici nella collezione per diverse esigenze di installazione. Vediamo qua la prima variante formale, che è il codice T342, che è, diciamo, il classico segnapasse a slitta, dalle dimensioni contenute, ma anche dalla buona potenza luminosa, perché si arriva a 700 lumen per il singolo elemento. E come vedete nell'immagine di destra, una volta installato rimane solo quello che possiamo chiamare l'oscuretto che separa l'elemento luminoso dalla cassaforma installata e rasata. Faccio scorrere abbastanza velocemente le varie opzioni formali che abbiamo. Quindi abbiamo detto la prima slitta, il classico foro quadrato con illuminazione nascosta nella porzione superiore, la forma circolare che è completamente in continuità, quindi non ci sono spigoli in questa particolare geometria. Ovviamente questo è dato dalle particolarità del gesso, che ci permette delle stampate anche piuttosto complicate su forme che poi sembrano semplici. Per poi passare all'ultimo dei 4 codici, che è il codice T345, che è l'unico caratterizzato da una singola striscia di luce coperto da un vetrino opalino, mentre gli altri hanno la geometria che nasconde il punto luce. Qua vediamo un'installazione di questo ultimo elemento. Si vede come effettivamente l'integrazione della cassaforma esterna sia pressoché invisibile, rimane esposto solo l'elemento luce. Qui vedete nel dettaglio i prodotti che vi ho descritto in precedenza, quindi il foro quadrato con punto luce invisibile a scomparsa. Quella che vedete qua invece è una cassaforma metallica che abbiamo realizzato per quelle esigenze di installazione su laterizio e quindi non più su parete in cartongesso. Il vantaggio ovviamente è che può essere posata in cantiere e quindi in questo caso qua effettivamente possono essere predisposti tutti i punti luce che servono per questa serie già in cantiere, e poi quando sarà il momento di rasare i muri e completare le varie finiture si potrà andare a inserire il prodotto che si inserisce completamente, quindi si inserisce la cassaforma stessa in gesso. In questo modo la cassaforma, grazie alla particolare geometria di quella in metallo, sarà sporgente ma a filo muro, potrà essere a sua volta rasata e quindi il risultato estetico finale in tutte e due i casi di installazione è il medesimo. Questa per noi era una cosa molto importante, cioè garantire la qualità su tutta la gamma di prodotto. Sì, esatto. Giustamente mi fanno notare che, non so se l'ho specificato sufficientemente in modo chiaro, la cassaforma in gesso, quindi questo elemento che tengo in mano in questo momento, è uguale per tutti i moduli luminosi. Pertanto, effettivamente, io a casa mia dico, ho un modello, intendo di corpo luminoso, che ovviamente viene venduto insieme alla cassaforma sempre, necessito di cambiarlo, o per una questione tecnica o perché voglio cambiare l'estetica, mi basta separare il modulo luminoso, ovviamente scablarlo in quel caso lì, ricablare un altro modulo luminoso anche con una geometria diversa e rimontarlo senza fare opere murarie, che è un po' la sua caratteristica principale su cui puntiamo di più per la facilità, diciamo, di vita del prodotto nell'arco della vita del luogo di installazione. Con questa credo di aver chiuso, se ci sono domande. Beh, intanto complimenti anche a te, anche per questa soluzione molto interessante. L'obiettivo, come sempre, quando facciamo questi eventi, è quello anche in qualche modo di iniziare anche una potenziale collaborazione. Quindi se non riusciamo a rispondere a tutte le domande, vi invito poi eventualmente anche a poter contattare eventualmente Sforzin per avere magari maggiori informazioni. Ma leggevo una domanda di Carla Garbagni, che chiedeva: ci sono possibilità di non averli in gesso e quindi da esterno? Attualmente questo prodotto è previsto solo in gesso, perché il catalogo tecnico in questo momento storico
prevede, oltre agli estrusi, come dicevo prima, che sono in alluminio, prodotti in gesso, quindi prettamente da utilizzo in interno. Quindi al momento no, sono solo così i prodotti forniti. Va benissimo. Ok, noi adesso continuiamo un po' il percorso formativo. Federico, magari ci risentiamo dopo, qualche diciamo domanda aggiuntiva, qualche osservazione in merito a tutte queste idee, insomma, questi prodotti molto interessanti. E per ora ti ringraziamo. Senza problemi, grazie mille a tutti per l'ascolto. Grazie. Benissimo, allora intanto vi ricordo che sono attivi i sondaggi, ne abbiamo lanciato altri, in qualche modo vi chiediamo come sempre di partecipare, insomma, entrando nell'area dedicata, e adesso invece con l'architetto Mirko Mocenighi Gaiato di Sforzin entriamo diciamo in una parte legata alle pillole di luce, così di fatto è il suo denominato, il suo intervento. Ciao Mirko, bentornato. Buongiorno a tutti e di nuovo grazie per essere qui con noi. Il mio ruolo, come anticipava Marco prima, qui in boutique è quello proprio di aiutare gli architetti nella progettazione di luce, per cui adesso andremo a vedere nello specifico due progetti che contengono i due prodotti che hanno presentato i nostri designer. Nello specifico vedremo un progetto con l'utilizzo di linea, per cui freschissimo di foto di una settimana fa, mentre il progetto con Olo ha qualche mese in più, ma va a, secondo me, rappresentare molto bene quanta luce può emettere il prodotto che vi presentava prima il designer Marco Spatti. Vedremo anche il nostro servizio, i nostri calcoli luminotecnici che forniamo tranquillamente agli architetti per far sì che siano supportati da dei calcoli effettivi nei loro progetti. Ma entrando nel dettaglio, andiamo a vedere come primo il progetto per l'associazione La Rotonda, realizzato, come vi dicevo appunto, quest'anno, localizzato a Baranzate, per cui in provincia di Milano. Partendo dalla disposizione dei prodotti, che è stata realizzata in collaborazione con lo studio Frey di Milano, che chiaramente ha realizzato il progetto architettonico, noi siamo andati ad inserire all'interno tutta la parte di illuminazione. Questo è un po' quello che facciamo qui a Milano, nel senso che viene inviato un progetto privo di illuminazione, andiamo a integrarlo, a renderlo ancora più bello, ancora più particolare, con delle soluzioni illuminotecniche pensate sempre ad hoc. In questo caso si può notare la disposizione lineare in rosso, che va a rappresentare appunto linea. Quindi in questo progetto vedremo la realizzazione di linea. Da cosa si parte? Si parte dai calcoli illuminotecnici, per cui le verifiche illuminotecniche che vengono realizzate con il software, che ci consentono di sia visualizzare dal punto di vista estetico, ma questo è relativo, nel senso che qui vediamo due piccoli render che sono stati realizzati, ma la qualità non è assolutamente quella di un rendering, ma questo serve più per questo discorso. Queste sono le curve fotometriche inserite all'interno del software. Il software ci rende a sua volta dei calcoli illuminotecnici con i lux in ogni punto della stanza. Questa è un'immagine a colori sfalsati che ci permette di osservare quanta luce effettivamente a livello numerico c'è in un determinato ambiente. In questo caso l'obiettivo era quello di raggiungere circa i 500 lumen, partendo da un minimo di 300 al metro quadro, per cui lux. E devo dire che rispetto a quello che è stato diciamo progettato e reso nei calcoli, il risultato finale è stato veramente, veramente fedele. Come vi dicevo prima, il progetto è fresco di foto. In questo caso si trattava di una sartoria, per cui una parte di questo progetto, che è uno spazio multifunzione, prevede aule cucito. In questo caso erano ancora in fase di assemblamento, diciamo, per cui i prodotti stavano ancora arrivando, ma possiamo ammirare, possiamo osservare bene l'effetto luminoso di linea, la qualità di luce che viene emessa dal prodotto, possiamo osservare quanto viene tesa tra parete e parete, possiamo osservare quello che diceva prima Blank Studio, nel senso che in questo caso, data la conformazione del soffitto, non erano possibili punti luce a soffitto, scusate la ripetizione, ma con soluzioni a parete e prendendo corrente solamente da un lato, siamo riusciti a rendere l'ambiente correttamente illuminato. Queste sono le due viste opposte, per cui a sinistra vediamo il lato A e a destra vediamo, diciamo, il lato B della sartoria.
Successivamente due immagini che vanno a prendere il dettaglio di come vengono incrociate queste linee, per cui nello spazio, chiaramente lasciando un minimo di aria tra un attacco e l'altro, si riescono a creare anche dei giochi molto interessanti di incroci, che in questo caso non sono fini a livello luminotecnico, ma sono fini a livello estetico. Questo progetto è stato realizzato pensando all'illuminazione durante le fasi progettuali iniziali, proprio perché è un prodotto che deve essere pensato mentre si pensa al rivestimento, ecco, per capirci. In questo modo siamo sicuri che i progetti possano arrivare a un livello molto superiore. Infine vedremo due immagini di dettagli, dove nella prima possiamo osservare bene il meccanismo di connessione di cui ampiamente hanno spiegato prima i nostri designer, dove la linea va verso sinistra e la linea va verso destra. Possiamo osservare il meccanismo che permette questa inclinazione. Nell'immagine di destra invece possiamo visualizzare la copertura finale che serve per mascherare la zona di connessione dei cavi. In questo caso gli alimentatori sono stati remotati proprio perché è stato pensato tutto in fase progettuale, per cui abbiamo avuto la possibilità di posizionare gli alimentatori tutti in una scatola dedicata, in modo tale che ci sia pulizia completa sulle pareti e ci sia solamente questa linea di luce che attraversi completamente lo spazio. Secondo progetto che andiamo a vedere oggi è il progetto per gli uffici in via Camperio qui a Milano. Un progetto che in questo caso non è un progetto da nuovo, per cui non è una nuova costruzione, ma è stata una ristrutturazione solamente dell'illuminazione di questi uffici. Anche in questo caso viene realizzata la disposizione in CAD, per cui tutti i punti luce vengono nominati. Prima non ve l'ho detto sull'altro progetto, ma ogni punto luce viene nominato nella fase di consegna di materiale. Tutti i punti luce corrisponderanno al prodotto, per cui anche se non eseguiremo noi il montaggio, chiunque sarà in grado di posizionare il prodotto nella corretta posizione progettata. In questo caso si trattava di 4 uffici, uno molto grande e 3 più piccolini, ma la vera problematica in questo caso era la finitura delle pareti, perché troviamo una boiserie molto scura che andava a praticamente tagliare il 70% dell'illuminazione che era presente. E oltretutto erano illuminazioni solo a parete, non aveva nessun tipo di prodotto sospeso. Come in questo caso, come precedentemente visto, vengono eseguite le verifiche illuminotecniche, per cui andiamo a vedere, che era una domanda che veniva fatta prima per quanto riguarda Olo, esattamente l'emissione luminosa della PIC, sia in vista renderizzata, come vediamo in queste slide, sia in colori sfalsati. Chiaramente questa visuale per me è molto significativa, nel senso che in questo modo io vado a visualizzare esattamente la quantità di luce che verrà poi emessa dai prodotti. Chiaramente qui per avere un'illuminazione sufficiente l'unico punto bianco delle stanze era il soffitto, per cui siamo andati a sfruttare lo stesso soffitto con un'illuminazione indiretta che proviene da queste due barre lineari che dopo vedrete un po' più in dettaglio, nella stessa finitura di Olo, perché in questo progetto Olo era stata realizzata ai tempi come custom in finitura bronzo spazzolato. Questo per dirvi che se abbiamo un quantitativo di prodotti sufficiente, sono anche possibili delle piccole personalizzazioni. In questo caso l'illuminazione che era precedentemente inserita nel contesto aveva questa finitura, abbiamo voluto replicarla in un prodotto completamente diverso, molto moderno, molto performante, e dal basso dispendio energetico, perché, come diceva prima il collega, 33 watt di assorbimento per un prodotto che emette quasi 4.000 lumen sono veramente pochi. Sono i famosi 100 lumen watt di un LED di qualità. Qui vediamo due dettagli appunto delle applique, e qui una vista generale che va a rispecchiare esattamente quello che era stato calcolato. Vediamo molto bene quello che vi dicevo prima, per cui un rivestimento molto scuro, se non che per il soffitto. In questo caso le barre luminose che vedete sono di una nostra azienda partner, ma la finitura è stata realizzata poi da noi per far sì che sia la stessa dell'applique. In questo modo il cliente ha confermato che l'illuminazione sul tavolo è perfetta, non hanno bisogno di nessun tipo di illuminazione aggiuntiva, quali piantane o oggetti di supporto. La sfida, poi chiudo,
In questo caso era anche quella di circondare il proiettore, perché chiaramente era posizionato al centro e non consentiva il posizionamento di un solo prodotto. Per questo motivo ne vedete due paralleli, che vanno a illuminare molto bene il tavolo, come si può notare anche dalle foto. Io vi ringrazio per l'attenzione, oggi sono stato brevissimo perché abbiamo voluto lasciare spazio ai tre nuovi prodotti. Vi lascio qui, nel frattempo ci raggiunge il mio collega Matteo Gallo, che è il nostro commerciale Italia. Vi lascio qui i nostri contatti, i nostri riferimenti, per qualsiasi domanda, per qualsiasi informazione aggiuntiva, non esitate a contattarci sia telefonicamente qui alla boutique, o via mail a progettazione, oppure info@sforziniilluminazione.com. Sotto vedete i nostri due brand, Urban Tecnico e Sforzini Illuminazione, che poi è lo showroom. Io vi ringrazio e lascio la parola al nostro commerciale, Matteo Gallo. Buonasera. Perfetto, intanto ti ringraziamo Mirko, ovviamente anche per te ci saranno delle domande già presenti sulla chat, poi dopo vedremo di rispondere. E invece con Matteo Gallo vediamo un po' di capire esattamente anche quali spunti vorrai dare, insomma. Allora, buonasera a tutti, io sono Matteo Gallo, sono il referente commerciale della Sforzini Illuminazione. L'organizzazione di questo evento tramite il webinar ci ha permesso di espandere appunto l'evento e i nostri prodotti in tutta Italia e, come anticipava anche Marco Sforzin, anche fuori Italia. Il mio intervento è prettamente commerciale, nel senso che voglio comunicarvi che noi in tutta Italia siamo distribuiti tramite una rete vendita. Quindi per qualsiasi richiesta al di fuori della Lombardia, dove potete trovarci a Paderno Dugnano e dove siamo oggi in via Pisoni a Milano, potete contattare direttamente me e vi inoltrerò i contatti della nostra rete vendita al di fuori della Lombardia. Quindi siamo strutturati in modo tale che i nostri prodotti li potete trovare in qualsiasi regione. E per qualsiasi informazione tecnica o commerciale potete contattarmi direttamente tramite il mio indirizzo di posta, che è commerciale@sforziniilluminazione.com. Questo è il mio piccolo intervento, giusto per dare un'indicazione commerciale sui nostri prodotti. Assolutamente Matteo, anche perché sono arrivate delle domande relative ai costi, spesso non ne parliamo perché comunque in questi momenti di formazione cerchiamo di evitare, però chi è interessato anche a sapere i costi può insomma contattarvi. Certamente, sia commerciale, sia progettazione, sia info. Chiaramente se parliamo di architetti è preferibile la progettazione, se invece è un discorso più generale anche di distribuzione o, come diceva il collega Matteo, fuori dalla Lombardia, a commerciale, che gestisce poi tutta la parte diciamo di rivendita in tutta Italia, come diceva lui, e anche all'estero chiaramente, per cui senza nessun tipo di problema. Per cui io lascio la parola al nostro partner di oggi, che è Philips Hue, che ci introdurrà il mondo della domotica in una tematica un pochino diversa rispetto ai nostri prodotti, ma vi spiegherà sicuramente meglio Gianni Coppari, che è qui per noi oggi come Philips Hue. Perfetto, allora intanto ringraziamo ovviamente Mirko e Matteo per questo ulteriore spunto interessante, e con Gianni Coppari andiamo appunto a capirne di più attraverso Signify, che diciamo il nuovo nome di Philips Lighting, quindi in qualche modo andremo a capire con lui quali sono gli spunti ulteriori in questo evento. Io vi ricordo come sempre che per avere poi tutte le slide e le presentazioni andate nei sondaggi e acconsentite al trattamento dei dati. Allora Gianni, dovremmo esserci noi, aspettiamo. Voi ci siete, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio perché ormai si è fatta quell'ora, come si dice. Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Se vedete la presentazione... Allora, ancora la presentazione non la vediamo, ma a volte ci vogliono un po' di secondi per caricarla video, insomma, quindi aspettiamo. Ma sì, siamo fiduciosi che i potenti mezzi ci aiutino. Oltre ai potenti mezzi, torna da noi Mirko. Mirko che giustamente oggi è assolutamente presente in tutti i momenti, perché ovviamente cerca in qualche modo di assistere il più possibile in questo evento che, ricordo, cerchiamo comunque di avvicinare il più possibile voi progettisti anche al mondo del lighting. Quindi in questo caso, ecco qua, vediamo la presentazione, quindi possiamo partire. Ci siamo. Intanto
sono procurato una mia amica Hugo, di cui parleremo magari un pochino fra poco. Intanto mi presento, Gianni Copai, io ambassador e Wiz Ambassador, quindi colui che si diverte con le U, luce connessa. Adesso faremo un percorso insieme, vi guiderò un pochino sulla nuova filosofia che Signify, quindi la conoscete meglio come Philips Lighting, pensa al futuro. Quindi benvenuti a tutti di nuovo e andiamo ad iniziare. Oggi parleremo di smart home, perché i nostri prodotti effettivamente smart home, e non solo. Tutto questo perché i nostri prodotti logicamente si interfacciano e si inseriscono nel mondo della smart home. Sapete tutti oggi quanto va di moda avere una luce connessa. Perché abbiamo una luce connessa? Logicamente ci piace utilizzare un termostato automatico, molti di voi sicuramente lo avranno. Perché no? Chi è appassionato di cucina, grazie ad Amazon, ad Alexa oppure Google Home, ha il piacere di seguire delle ricette online. O ancora, perché no, logicamente la sicurezza la fa da padroni nel mondo della smart home, ed eccoci qua. Ci siamo lasciati un pochino per ultimi, ma siamo fondamentali, perché il benessere passa anche tramite la luce, ed ecco qua Signify come interpreta questo nuovo mondo. Perché Signify si è buttata a capofitto sulla tecnologia? Logicamente sapete che Signify, quindi Philips, nasce con l'illuminazione, nasce con le lampadine, e oggi queste lampadine devono per forza evolversi, quindi non possiamo più permetterci di avere delle lampadine standard. Perché c'è questi grandi investimenti? Perché il mercato sta andando in questa direzione. I dati che vedete sono proiettati fino al 2023, ma vedete che sono crescite veramente, veramente interessanti. Parliamo di crescite a doppia cifra, e non potevamo sicuramente star fuori a guardare. Anche di smart home si inizia a parlare sempre di più, c'è consapevolezza nel mercato. Oggi, se fate un giro per la strada e chiedete che cos'è smart home, adesso probabilmente vi sanno rispondere. 2 anni, 3 anni fa, probabilmente qualche problema ce l'avevamo. Quindi siamo nel momento e nel periodo giusto per affrontare questa cosa. Numeri, mercato, fatturati, vedete che trend che c'è, è veramente entusiasmante. Non abbiamo ancora i definitivi del 2020, ma magari ve li faremo avere. Vedete che crescite e che valori per quanto concerne il valore di smart home in Italia, quindi tra di 530 milioni, quindi un incremento del 40%. Tengo la mia amica in mano perché mi fa piacere. Di quello di cui ci occuperemo noi oggi, praticamente oggi, e nel futuro, logicamente, sono quei 35 milioni che sono riferiti all'illuminazione. Come vedete, nella smart home c'è compreso un po' tutto, ma quello che interessa a noi, come Philips, come Signify, è appunto l'illuminazione. E come lo interpretiamo? Con Philips Hue. Quindi luce smart. Che cos'è la luce smart? Ok, lo sapete meglio di me, la possibilità di utilizzare l'illuminazione attraverso uno smartphone. Adesso vi farò vedere anche com'è facile utilizzarla, come è facile connetterla, avendo la possibilità di non cablare nulla, di non comprare, di non acquistare costose centraline, quindi fare diventare un bel impianto senza comunque sia disintegrare o togliere tutto quello che già c'avete. Ok. Un passo da giganti, vado un po' rapido su questo perché poi mi piace farvi vedere delle best practices interessanti. Un volano sicuramente interessante è stato l'utilizzo, quindi l'ingresso della lingua italiana all'interno degli assistenti vocali. Parliamo di Amazon Alexa, di Google Home, che sicuramente conoscete, o perché no, di Siri, che magari è un po' già più datato. Nel momento in cui questi dispositivi hanno iniziato a parlare anche italiano, c'è stato veramente un boom, veramente, di richiesta di questo prodotto. E la cosa divertente, quindi la cosa interessante, è che si utilizzano questi attuatori vocali prevalentemente, dati alla mano, per comandare le luci, anche perché è la cosa più facile. Come vedremo, basta avvitare la lampadina o basta prendere una lampada già pronta, ready connect, e appoggiarla dove la si vuole, si lancia il comando e tutto fatto. Quindi, come dicevamo, il costo di installazione è quasi pari a zero. Okay. Vado avanti veloce, quindi parliamo di Philips Hue. Oggi Philips Hue è effettivamente ritenuta la Ferrari della luce connessa. Siamo presenti in 150 paesi, quindi in 5 continenti, quindi vedete, abbiamo messo la Hue ovunque. Stiamo veramente dappertutto. E se digitate, quindi anche i social, se digitate e chiedete comunque sia Philips Hue, oggi, non lo diciamo noi, ma Philips Hue la trovate sempre in alto, in testa alle ricerche dei motori di ricerca. Quindi, facile da installare. Philips Hue, come vedete, poi troveremo, poi magari gireremo anche il catalogo
dei prodotti, così magari avete anche un panorama più completo. Comunque la ditta Sforzini, che ringrazio per che ci ha ospitato, è nostro partner e quindi nostro distributore, quindi potete chiedere anche a loro tutto quello che volete senza nessun tipo di problema. Andiamo un po' a vedere come funziona. Quindi sono lampadine, strisce LED, tutto il mondo del connesso. La cosa interessante è che l'intelligenza risiede proprio all'interno delle sorgenti. Quindi basta avere, come vedete un po' qua nello schermino, un router, ok, dove ci collegate il nostro bridge, che è quella scatolina qua di fianco che vedete, ok, quella qui, tramite RJ45. Questo dispositivo, tramite protocollo ZigBee, ok, dialoga con le sorgenti, e questo protocollo ZigBee ci dà l'opportunità di far ripetere il segnale. Quindi, come vedremo più avanti, potremo illuminare grandi spazi senza nessun tipo di problema e con grandissima rapidità e velocità. Chi ha meno velleità tecnologiche può utilizzare il Bluetooth, perché all'interno di tutti i dispositivi troverete due chip, lo ZigBee e il Bluetooth. Quindi un cliente meno esigente può iniziare con smartphone e prodotto, e fa dialogare insieme senza l'altro. Diventerà più esigente, perché poi la curiosità la farà da padroni, comprerà il bridge, espanderà il sistema e voilà, quindi senza nessun tipo di problema. Quindi adesso vi faccio vedere un po' anche che cosa abbiamo noi realizzato con Philips Hue. Quindi possiamo usarla per qualsiasi momento della nostra vita all'interno della casa, del terziario, dei ristoranti, dappertutto, per sentirsi al sicuro, ok, logicamente sono dei palliativi tipo antifurto. Abbiamo la possibilità di svegliarci e addormentarci con il ciclo circadiano del sole, in questo caso, quindi le luci potranno fare dell'alba o il tramonto, potranno supportarci per tutte le attività quotidiane di tutti i giorni, anche in ufficio, perché no. Atmosfera, quando potremo tornare a fare le feste, sicuramente potrà essere molto, molto utile e interessante, e perché no, intrattenimento, inteso come utilizzo su piattaforma TV, adesso poi magari ve la spiego più nel dettaglio. Quindi diciamo che riusciamo a coprire a 360 gradi tutti i momenti della vostra giornata. Quindi che prodotti abbiamo? Quindi lampadine di attacco ai 27-14 U10, light strip, prodotti sia indoor che outdoor, quindi potremmo fare dei bellissimi giardini, qui farò vedere dei begli esempi. Lampade, mi è diventata mia amica, in questo caso Yugo, una batteria che potete portare in giro, e tutta una serie di spot per valorizzare alcuni corner del vostro giardino. Vado avanti veloce, non mi soffermo sui prodotti perché ho piacere di farvi vedere che cosa è possibile fare oggi con Philips Hue e con Wiz, di cui non ho parlato, ma ne parlerò nel momento in cui vi farò vedere una piccola best practice, ma molto interessante, e poi vi farò vedere in che location è stata posizionata. E una cosa molto interessante, una serie di accessori, perché va tutto bene che comandiamo le luci con il nostro smartphone, va bene che lo comandiamo con Alexa, Google Home, con tutti gli assistenti vocali, ma avremo probabilmente piacere di utilizzare comunque magari i nostri interruttori, perché no, della sensoristica che ci aiuta a comunque sia a vivere gli ambienti in cui andiamo a posizionare Philips Hue. Quindi veramente un pacchetto completo. Questi sono alcuni esempi di prodotti da esterno, ma poi lo vedremo nel dettaglio. Compatibilità. Il sistema Philips Hue, diciamo che ha oggi 9 anni e mezzo circa, se non ricordo male. Logicamente nasce prevalentemente distribuito in America inizialmente, e in questi 9 anni, questi 8 anni e mezzo di carriera di Philips Hue, logicamente potete immaginare quante partnership abbiamo creato, praticamente quasi tutte. È compatibile con tutto e con tutti, quindi tutti gli assistenti vocali, è compatibile con la domotica magari già esistente, immagino Mayum di Bticino piuttosto che di Vima, quindi è possibile integrare veramente tutti i sistemi con il nostro sistema di illuminazione. Quindi veramente una potenza. Qui uno schema semplice, quindi le soluzioni che si possono creare all'interno di un'abitazione smart, logicamente vedete come l'illuminazione è predominante all'interno di una casa. Quindi parliamo di luce domotica smart, come abbiamo accennato prima. Com'è possibile controllare logicamente le nostre lampadine, i nostri prodotti? App ufficiale di Philips Hue, logicamente, ma ce ne sono anche altre 700 di app. 700, un numero esagerato apparentemente, lo è, attraverso il quale potete pilotare. Ma perché ci sono circa 700 app che possono pilotare il sistema Hue? Perché Signify, quindi Philips, ha lasciato il codice sorgente dell'applicazione open source online. Quindi qualsiasi persona voglia, abbia logicamente le capacità, le potenzialità per integrare, voglia integrare i propri sistemi con Philips Hue, lo può farlo senza nessun tipo di problema. Ci sono gli app, gli SDK,
disponibili open source. E quindi ecco qua perché è volato il numero della numerica delle app a disposizione. Quindi, come dicevamo, possiamo controllarla con tutto, quindi applicazioni, wearable piuttosto che interruttori con la voce, sensori, geolocalizzazione, purtroppo il vostro smartphone fa la spia anche alle luci, nel momento in cui quindi una cosa molto interessante che apprezzano molto i nostri clienti, nel momento in cui ci si avvicina a casa le luci in automatico si accenderanno, nel momento in cui ci allontaneremo faranno la stessa cosa, si spengono e attiveranno un sistema di simulazione di vivere la casa, quindi voi uscite ma le luci continueranno a muoversi facendo finta che voi siate ancora in casa. Diciamo che la cosa è un deterrente, ma un deterrente molto positivo. Quindi alcuni prodotti, eccoli qua, lampadine di tre tipologie, okay, filamento normale e classica goccia. E questa è tutta la parte dell'illuminazione dedicata al, che poi adesso la vedremo anche in funzione, dedicata all'intrattenimento. Questo per Natale ha spopolato, perché si ha la possibilità di mandare quindi le luci di casa, ok, alla stessa stregua di quello che sta andando in onda. Classica ipotesi, un bellissimo documentario, Destra Verde del Mare, del Destra Verde, scusate, della Terra e quello che è, Sinistra Mare, quindi tutte le luci a sinistra saranno celesti e a destra saranno verdi. Quindi molto molto affascinante questa tipologia di utilizzo. Adesso andremo a vederla nel dettaglio come si va a creare. Case history, ho raccontato velocissimamente perché il tempo purtroppo è veramente tiranno sotto questo punto di vista, quindi ci soffermiamo più sulle best practice perché vi faccio capire come siamo riusciti ad interpretare, quindi ad utilizzare questi prodotti all'interno di casi concreti, ok? Che fosse la cosa anche più impattante. E dove l'abbiamo messi? Logicamente qui vedete dei progetti anche molto importanti, logicamente. Potendo partire da questi progetti importanti, sappiate che è possibile, logicamente, andare poi anche in piccolo. Uno degli ultimi, delle ultime realizzazioni che abbiamo fatto, è stata fatta a un ospedale regionale delle Marche, in questo caso, un progetto che si chiama Art of Life, in questo caso, quindi siccome il benessere passa anche tramite la luce, perché no, non dare supporto ai pazienti oncologici, in questo caso, avendo a supporto un dispositivo Philips Hue. C'è anche l'Accademia delle Belle Arti di Brera che ha collaborato con il progetto perché ha messo all'interno del comprensorio anche delle bellissime opere. Poi sono io al lavoro, logicamente, perché poi mi diverto anche andare a settare e configurare, questo perché per dimostrare comunque sia che è possibile utilizzarlo anche in ambienti magari un pochino più complessi. Alcune immagini dei lavori, ho avuto piacere di portarle, quindi ogni camera è dotata di strisce LED, in questo caso abbiamo posizionato quelle outdoor, attraverso le quali il paziente, tramite quella pulsantiera molto semplice, perché logicamente il paziente non è che possiamo stare lì a fargli scaricare l'applicazione o quant'altro, ha la possibilità di gestirsi dei colori, semplicemente di dimerarsi la stanza. Logicamente colori che vanno di pari passo alle immagini, alle foto che sono state selezionate all'interno delle camere stesse. Sono alcuni scatti delle aree comuni, vedete come non sembra un ospedale, no? Quindi diciamo che come è molto interessante far vivere in modo decente, comunque sia stimolante, chi purtroppo è meno fortunato di noi. Questi alcuni scatti delle camere, diciamo come riusciamo tramite la fotocamera del cellulare ricreare, quindi scattando una fotografia all'ambientazione, le luci, un po' come dei camaleonti, vanno a ricreare la stessa atmosfera. Poi magari potete abbinarla a qualsiasi altra attività, in questo caso l'abbiamo abbinata ad un'ambientazione ospedaliera. Con l'applicazione che vedete qua è semplicissimo andarsi a, con un pantone colorato, potete andarvi a pilotare logicamente tutte le luci della stanza. E via. E questo è l'effetto finale dei corridoi che vengono utilizzati. Quindi diciamo molto interessante, guardate com'è anche carico e saturo il colore. In questo caso abbiamo utilizzato solamente GU10, non abbiamo fatto nient'altro che sostituire delle lampade e mettere le nostre lampade GU10. La cosa interessante è che basta solo portarci la 220, quindi immaginate quanto risparmio c'è anche a livello impiantistico. Abitate la lampada, GU10, 220, stop, bridge, e tutto parla in tecnologia via radio. Quindi non c'è più bisogno di cablare nulla in alcun modo. Alcuni altri scatti, ma che rendono bene l'idea di che potenzialità c'è dietro il mondo Philips Hue.
Un'altra ambientazione particolare che è stata realizzata, magari per chi è di Milano è più facile, Casa Lago, lo conoscerete. Siamo stati invitati come ospiti ad un evento insieme a Fitbit, in questo caso, e ci avevano chiesto di caratterizzare ulteriormente, già belli, erano già bellissimi questi spazi, di caratterizzare ulteriormente questi, tramite la luce, questi spazi. Come vedete, i prodotti non sono i nostri, sono di Floss, ok? Le lampade che vedete dietro sono queste, sono le Yugo, e vedete come cambiano gli ambienti. Quindi basta sostituire le lampade e c'è una magia che parte. Vedete come gli ambienti vengono caratterizzati in maniera molto, molto particolare. Immaginate dei bei saloni, qualsiasi cosa voi potete utilizzarla senza nessun tipo di problema. Abitate, svitate, ed ecco la magia che si compie. Quindi è veramente qualcosa che potete utilizzare anche prima di averlo progettato. Magari alla fine della progettazione potete dare un tocco in più. Ecco qua, questa è la modalità che potete utilizzare. Vado avanti perché sono degli scatti. C'è anche un piccolo video che ve lo faccio vedere. Non so se si sente anche l'audio. Buongiorno Giovanni, oggi voglio farti ascoltare questa canzone, ma prima accendiamo la luce. Penso che il filmato parli più di mille parole. Si sentiva l'audio della regia, audio e video andavano bene, sì? Perché sì, no? Abbiamo visto un po' a scatti a volte il video, però abbiamo intravisto, insomma... Ok, perfetto, l'importante è che un po' funzionava, insomma, era per darvi un po' modo di capire come si muove Philips. Vado avanti, questo è un ultimo progetto, ve lo racconto velocissimo, abbinato alle farmacie, vedete come è possibile caratterizzare alcuni spazi in maniera veramente magica. Io la definisco magica perché bastano veramente due o tre strisce LED messe in un determinato corretto posto e poterle utilizzare con uno smartphone, e vedete come gli spazi assumono effettivamente una caratterizzazione diversa. Non devo dirlo io perché siete voi gli esperti come progettisti e architetti, quindi a valorizzare gli spazi. Avere un prodotto così flessibile, probabilmente per le persone che l'hanno già utilizzato, è veramente un volano molto interessante. Vado veloce, solo per farvi vedere un po' come uno spazio, diciamo, in questo caso è una spa, come cambia tutto l'aspetto dell'interno. Un altro esempio che volevo portarvi a farvi vedere è anche l'illuminazione dei grandi spazi. In questo caso siamo alla Fabbrica del Vapore, sempre perché di Milano, forse magari qualcuno l'ha visitata. Siamo a Iorobotto, un'esperienza stata molto molto interessante, perché questi grandi spazi sono stati tutti illuminati con strisce LED e G10, come vedete. Dei partner interessanti con noi, come li vedete là di fianco. È tutto capitanato anche qui da Alexa. In questo caso voi era una mostra dedicata ai robot, vi affiancavate, quindi accedevate alla... Ovviamente ho caricato un video per farvi vedere. Benvenuto a Felix, luce connessa per la tua smartphone. Alexa, luce blu. Ok. Alexa, accendi la primavera. Ok. Mm-hmm.
cosa interessante era qui in questo caso l'interazione, quindi su ogni best practice vi racconto che cosa è successo praticamente, quindi in questo caso l'interazione, la cosa carina, l'interazione con Amazon Alexa programmata, quindi tramite i nostri sensori ti avvicinavi alle stanze della mostra, la mostra di robot logicamente, e in automatico potevi pilotare anche Alexa e pilotarti le luci, mentre Alexa ti raccontava quello che stavi vedendo in quel momento, quindi molto interessante. Apro e chiudo una parentesi piccola, ok, perché voglio fare un piccolo accenno su Wiz. Wiz è un altro prodotto di luce connessa appena posto sul mercato da Philips Hue. È un prodotto più semplice, più facile da utilizzare, senza bridge, solo tecnologia Wi-Fi, anche qui solo esclusivamente lampadine, ma lo vogliamo raccontare perché è stato messo in una posizione da poco. Abbiamo chiuso i lavori poco prima della prima al Teatro Scala di Milano, in questo caso siamo a Ridotto Galleria ci ha permesso, quindi la luce connessa di Wiz ha permesso di caratterizzare il ridotto. Ci sono state circa 250 lampade connesse Wi-Fi, non abbiamo potuto utilizzare Philips Hue perché logicamente non c'era la possibilità di mettere i bridge, ok? Quindi avendo comunque un prodotto altrettanto potente, comunque sia professionale, in questo caso abbiamo dovuto metterlo perché era solo tecnologia Wi-Fi, quindi molto semplice. Prendi la lampadina, la avviti, e scarichi l'applicazione e la comandi. L'esempio che vedete penso sia abbastanza emblematico, la possibilità e la flessibilità che avete nell'illuminare gli spazi. Logicamente in questo caso per fare le foto abbiamo pompato i colori, logicamente per far capire come era possibile gestirle anche in modo separato, ma pensiamo che effettivamente l'effetto è strabiliante, la committente è stata molto, molto, come immaginerete, molto soddisfatta sotto questo punto di vista, quindi immaginate anche le vostre realizzazioni come potrebbero cambiare. Come vedete, alcuni altri scatti e l'applicazione, che è molto semplice da utilizzare. Ma Philips Hue, piccola parentesi, in questo caso siamo a Venezia, ok, siamo al Brass Bar, qui hanno voluto solo illuminazione Philips Hue, abbinata a quello che raccontavamo prima, abbinato ai video musicali che vanno in onda sempre di continuo all'interno del locale. E tutto è caratterizzato con Philips Hue. La cosa molto potente è che non hanno cablato nulla, hanno solamente montato le lampadine. E questo è l'effetto veramente strabiliante. Riusciamo veramente a caratterizzare tantissimo gli spazi. Eccoci qua, parliamo di home cinema. Se ne sente sempre più parlare. La possibilità di avere in casa, adesso grazie anche magari ai prezzi più contenuti, spettacolari TV, in questo caso OLED, o chi ha la possibilità e la fortuna di avere più spazio e di crearsi una vera e propria, un sistema di smart home cinema, che abbinato al sistema di illuminazione Philips Hue, adesso non vi faccio, vi faccio solo vedere che cos'è in grado di fare. Quindi in questo caso ci diamo un piccolo cartone animato, questa è l'ambientazione di un sistema home cinema di un'abitazione, in questo caso, qui abbiamo fatto una presentazione con degli architetti per fargli capire la valorizzazione, qui poi era anche tutto condito con audio e quant'altro, e qui ci serviva per capire quello di cui raccontavamo prima, il nostro famoso U-Sync Box, lanciato sul mercato, che già è quasi introvabile in questo ultimo periodo, perché consente di fare questo. Come avete visto, logicamente un piccolo spezzone, ve lo faccio vedere tutto, logicamente come avete visto la risposta cromatica è impressionante, quindi tutto quello che accade alla destra del monitor, alla sinistra, la transazione da destra e sinistra viene riparametrata su tutto il sistema di illuminazione che vedete o che avete tutto attorno a voi. Funziona alla stessa stregua del Dolby Surround, solamente che invece che con la musica lo fate con la luce ed è effettivamente molto molto immersivo.
lo potete fare tramite un software, lo potete fare tramite una scatoletta specifica, ma poi per tutti i dettagli potete comunque contattare la Sforzin, che è, come dicevo prima, il nostro partner, poi comunque noi siamo sempre a disposizione per darvi tutto il supporto per realizzare queste tipologie di attività, ma è molto molto semplice. No, più sul semplice, in questo caso parliamo di camerette, perché no? Camerette dei bambini, camerette dove raccontate le storie, tante attività con i vostri figli, e perché no? Una buona illuminazione, le storie logicamente prendono una piega molto diversa. Provateci, ci ho già provato e funziona benissimo. Vedete come la luce ci aiuta veramente anche in questo caso. Attività stravagante, interessante, la location affascinante, ok? Siamo all'Hotel Danieli di Venezia, penso che più o meno tutti lo conosciate, o almeno ne avete sentito parlare. Anche loro, nell'area ristorante, nel rooftop, comunque si hanno voluto dare la possibilità ai loro clienti di gestirsi l'illuminazione, anche quando si poteva fare matrimoni, feste e quant'altro, caratterizzarlo con il colore, con la luce, fa la differenza. Guardo l'orologio per capire se sono ancora in tempo. Sì, ci sono ancora. Vado avanti, parliamo di hotellerie. In questo caso l'hotel che stiamo prendendo in considerazione è quello che è andato in onda su 4 Hotel di Barbieri, non so se qualcuno di voi lo segue. Purtroppo non ha vinto perché non era in grado di utilizzare bene il sistema Philips Hue. Adesso vi faccio vedere un altro albergo dove lo sanno valorizzare parecchio. Un po' nel più nel piccolo degli eye stylist, perché no? Logicamente vogliono coccolare i loro clienti, perché non farlo anche con la luce. Un'altra area, per chi è di Milano probabilmente lo conoscerà, l'entertainment center La Capsula, in questo caso, anche qui veniva utilizzato tantissimo in momenti in cui si poteva stare insieme e far musica tutti insieme. Vedete come la caratterizzazione di alcuni spazi, in questo caso in degli eventi, logicamente fa la differenza. Bianco dinamico, più colore, e da poter mandare le lampadine, le luci, a tempo di musica, senza dover mettere accessori supplementari aggiuntivi, molti, molti, molti clienti l'hanno apprezzato tantissimo. Velocissima panoramica sulle spa, quindi sapete meglio di me come la cromoterapia influisce e valorizza alcune aree, quindi le spa sono quando padroni. In questo caso addirittura il committente non ha voluto neanche un interruttore, niente, perché c'erano tutte le pareti morbide arrotondate, e ha detto: guarda Gianni, non voglio nessun tipo di interruttore, tutto in questo caso è pilotato da Google Home e Amazon Alexa, quindi senza interruttori in alcun modo, quindi anche esteticamente non c'è più nulla da toccare e da vedere. Un'altra ancora tematica, parchi tematici, in questo caso siamo a Gardaland, luci, anche qui in questo caso abbiamo risolto un problema perché per fare scenografia i manutentori ogni volta dovevano svitare queste grandi sfere che erano luminose e andarci a mettere delle gelatine fotografiche per creare colore. Oggi con Philips Hue non gli pare vero, comunque sia, come possono con pochissimo e con un click di smartphone, anche da remoto, perché logicamente non l'abbiamo detto, ma lo diamo già per scontato, tutti i prodotti possono essere pilotati, oltre che locale, anche da remoto, è possibile fare un gran cinema, come diciamo noi. Piccola parentesi. Build a weapon, one that blows the world away. Build a weapon, one that blows the world away. Parliamo di un albergo un po' particolare, di una catena un po' particolare, il Now Hotel, fashion, design e stile sono le loro parole chiave, e perché no? Logicamente ci hanno invitato ad illuminare i loro spazi. Questa è una delle camere principali, una suite da 400 metri quadrati, logicamente illuminata totalmente
con Philips. Immaginate, siccome è una stanza che viene prevalentemente utilizzata e affittata anche per IVA, affittata per eventi oppure alle aziende, e questo è il risultato, quindi grande dinamismo e grande semplicità. L'abbiamo fatto a cantiere già chiuso, quindi questo è quello che vogliamo farvi presente, quindi avete anche la possibilità di utilizzare, di creare questi grandi effetti scenografici anche senza progettarli, quindi basta cambiare le lampadine, mettere qualche striscia, ovviamente programmarle correttamente con un po' di gusto, e questo è il risultato finale. Quindi potete veramente divertirvi senza problemi, vedete feste che si possono fare. Logicamente, essendo piaciuto l'effetto sulla suite, poi l'hanno anche riparametrato anche su tutte le altre camere, che possono essere paragonate anche all'abitazione di casa, quindi cromoterapia e quant'altro. Vado avanti veloce perché mi fanno cenno di stringere, magari vado su altri tipi di progetti e scorriamo insieme magari alcune immagini, ma sempre per farvi rendere conto delle potenzialità. Salto il video emozionale con Red Bull di U. Ok, vado avanti. Per farvi vedere come anche la parte da giardino può essere valorizzata. Vado avanti, ok. Potete mettere le luci, le lampadine all'interno di sfere oppure di prodotti già con attacchi 27 all'interno. Perché no, effetti per i wedding plan. Veramente potete sbizzarrirvi come più non posso. Questo è un esempio di un giardino. E questo, ecco, magari mi soffermo due secondi qua. Un giardino importante, questo è l'unico progetto che non ho fatto io direttamente, progetto fatto solamente con prodotti, strisce LED e picchetti Philips Hue. Questo giardino, niente può dire che è della regina, ok, qui è di Kate Middleton, ok, questo giardino è anche visitabile, chi va su, quindi è divertente a poterlo raccontare. Vado veloce su un altro tipo di realizzazione, vado avanti veloce, questi li conoscete probabilmente. Alle 9 tutti pazzi per RDS. La usiamo per aspettare un po', perché visto che siamo in chiusura, tutti i nuovi uffici di RDS sono stati tutti illuminati con Philips Hue, perché logicamente un'altra peculiarità abbinata agli FTT, avete la possibilità di capire chi vi sta mandando i messaggi, per esempio se vi mandano un messaggio Facebook o WhatsApp o quant'altro, avete la possibilità di cambiare le luci in base al messaggio che state ricevendo. Tutto fatto custom in questo caso, ma chi la fa da padroni è Philips Hue, ecco, per intenderci. Mi dicono di fermarci, giusto? Siamo un po' perché lasciamo un po' spazio alle domande. Detto, vado avanti veloce, non faccio vedere il video. Spazi come le parche dove X Factor logicamente ha fatto le proprie riprese, hanno avuto fatto molto molto valorizzati dal nostro pacchetto, Philips. Diciamo che il messaggio che volevamo far passare è che potete utilizzare effettivamente con estrema semplicità i prodotti Philips Hue senza dover rivoluzionare gli impianti, senza dover rompere o fare danni all'interno delle abitazioni, delle case, perché no, ristoranti, piccoli bar, quello che avete un po' visto, insomma. Poi magari qualche foto ve la lascio, ce n'erano tantissime, purtroppo il tempo è tiranno sotto questo punto di vista, perché comunque sia piacere di proseguire il cammino, quindi con Philips Hue c'è un portale dedicato, dove ci sono dei training che possono essere comunque sia fatti, quindi per prendere delle piccole certificazioni, per capire, per entrare ancora più nel dettaglio del mondo Philips Hue. Bene, cosa dire, per adesso vi ringrazio, veramente così lasciamo lo spazio alle domande. Ho corso un po' alla fine, purtroppo era obbligatorio perché non ci stavamo più nei tempi. Chiedo alla regia se c'è assolutamente qualche domanda. Ti ringraziamo Gianni perché sei riuscito a dare delle suggestioni incredibili, ti dico personalmente sono rimasto affascinato insomma dalle soluzioni, comunque dalle innovazioni insomma che avete intrapreso. Ci sono delle domande ovviamente, qualcuna recupero, quella di le più curiose, dai, magari. Allora Luigi Liquori chiede quante lampade si possono controllare con il Bridge U. Giustamente Luigi fa una domanda interessante, bravo, grazie Luigi per la domanda e per lo spunto. Sono 50, ha ragione Luigi, mi maschero intanto perché si è avvicinato il collega, quindi per rispetto del DPCM siamo in regola, scusate per la maschera. Grazie Luigi, dicevo 50 e potete comunque sia allontanarvi da una lampada ad un'altra 10 metri, fino a 10 metri. Quindi 10 e quanti lumen hanno?
Dipende da quella che prendi. Arriviamo da 800, da 800 lume, 1050, 1500 lume. Dipende dal tipo di lampada che vai a prendere. Non ci sono limiti. Ok, poi chiede se ci sono accessori come sensori di movimento. Sì, l'abbiamo visto prima, velocemente. Ci sono sensori di movimento sia indoor che outdoor che puoi utilizzare per andare a richiamare le scene. Quindi tu puoi girare tranquillamente per la tua casa senza toccare nulla. La casa sa che arrivi perché sei geolocalizzato e si accende e ti dà il benvenuto. Apri la porta di casa, si accende perché ti vede il sensore, e se avessi anche una videocamera magari piuttosto intelligente, ti guarda, quindi attenzione, ti guarda, vede chi sei, sa le tue abitudini e accende le luci in base alle tue abitudini. Quindi diciamo che è il massimo dell'automazione, quindi potete girare per casa tranquilli, senza inciampare più sul buio. Direi fantastico, complimenti ancora, veramente notevole. Allora, Mirko, vedo, ti vedo appunto... Eccolo qua, aspetta, riprendo le domande anche rido... Ne approfittiamo ovviamente questi ultimi poco meno di 15 minuti, insomma, per chiedervi a voi architetti ancora collegati 237 se avete domande, insomma, per i nostri relatori, l'occasione appunto di rispondere a qualche dubbio sulle soluzioni, prodotti, insomma, che avete modo di intravedere. Mirko, l'occasione è stata quella di far capire, insomma, anche come voi come azienda state cercando in qualche modo di supportare i progettisti in una sorta, diciamo, di un nuovo percorso, insomma, che si sta aprendo, anche perché alla luce attuale della situazione dobbiamo in qualche modo vedere la luce, scusate ovviamente la metafora, no? Come cercherete, insomma, di sostenere i progettisti, gli architetti per il futuro, per il 2021? Allora, sicuramente, come accennavo prima, non è l'anno, diciamo, ideale per introdursi in un ambito nuovo, ma allo stesso tempo è l'anno migliore per sfruttare magari delle mancanze che in questo momento, ve lo dico perché comunque ormai è circa 2 mesi e mezzo che siamo qui a Milano, ci siamo resi conto che comunque questo tipo di servizio così, diciamo, esclusivo e pensato proprio per gli architetti un pochino manca nella città di Milano, per cui il riscontro che stiamo avendo sostanzialmente è elevato rispetto, anche considerato l'anno in cui ci troviamo, chiaramente gli spostamenti sono limitati, lo erano, per cui piuttosto che incontrare magari qualche architetto qui in boutique, abbiamo fatto in via remota, un po' come stiamo facendo noi oggi, ma chiaramente i progetti vanno avanti, per fortuna c'è ancora, diciamo, lavoro per chi rifà casa, per chi apre delle attività, per cui il modo migliore per avvicinarci è fornire questo servizio che per ora su Milano difficilmente si riesce ad accedere. Noi forniamo, come vi dicevo prima, i calcoli luminotecnici, forniamo tutti i prodotti, forniamo tranquillamente, volendo, anche il montaggio degli stessi prodotti, per cui diciamo che eliminiamo, tra virgolette, il problema luce dall'ambito dell'architetto. Chiaramente tanti architetti amano la luce e fanno da sé il progetto, noi lo controlliamo e forniamo i prodotti, altri invece vogliono dedicarsi ad altro, o comunque lasciano più carta bianca, e dal punto di vista progettuale si riesce a fare tranquillamente un lavoro completo. Ecco. Ci forniamo di partner molto validi, come per esempio anche Philips, ma noi siamo sia produttori ma anche rivenditori, per cui i marchi che conoscete sicuramente li abbiamo disponibili, ecco, per cui è un fattore da non sottovalutare la presenza di vari marchi più nella nostra produzione, che di cui abbiamo avuto accenno poco fa. Magari risponderei a qualche domanda con l'aiuto anche dei designer, di quelle in sospeso prima, in questi 10 minuti, così esatto, sì. Vediamo se infatti riusciamo, arrivano qua anche loro, così ci danno una risposta più tecnica. Intanto però ne recupero una per Gianni, perché Giacinto Fava chiedeva: ma il sistema bus è superato o è possibile anche con le vostre lampade? No, non è superato. Questa tipologia di tecnologia non vuole sostituirlo assolutissimamente, perché per alcuni utilizzi il sistema bus comunque ci servirà sempre. In questo caso noi è una cosa supplementare, quindi aggiuntiva quella che facciamo, quindi è un aiuto a chi andrà a progettare, a realizzare comunque sia impianti illuminotecnici, perché se non hai tutte quelle necessità tecniche di un sistema bus, logicamente
un sistema a onde radio, logicamente, lo può sostituire, non a 360 gradi, logicamente, se dovete pilotare, non so, complessi, stadi, per esempio, non funzionerà il wifi, non basterà il wifi, bisogna di parlare, fare per lo spettacolo, hai bisogno del cavo. Però per tutto quello che avete visto qua, diciamo che è duro, domestico, duro come un prosumer, quindi non è professionale, è una via di mezzo in questo caso, quindi piccolo speciale, quindi ristoranti, bar, alcune aree, alcune zone di hotellerie, quello potete fare tranquillamente, quindi vi tolgono un grande impiccio, perché non dovete più cablare nulla, basta solo avvitare, prendere le strutture e tutto funziona tramite una centralina che oggi non si vede che posso fare. Purtroppo abbiamo sentito un po' male forse il tuo audio, in qualche modo ho percepito qualcosa, ma forse si è sentito un po' male. Riepilogo velocemente quello che ho raccontato. Allora, non è superato assolutamente il sistema BAT, si utilizza solo per alcuni scopi diversi. Questa soluzione vuole aiutare architetti, progettisti e designer per utilizzare questa sia luce connessa, quindi dinamica e colorata, senza dover prendere cavi, senza le cose che centralizzano. Logicamente, con questi prodotti non potrai illuminarti uno stadio piuttosto che andare a fare intrattenimento su uno spettacolo teatrale, per intenderci, perché hai bisogno di velocità diverse. Se hai bisogno però di lavorare nel piccolo terziario, nelle case, nelle ville, piccoli bar, ristoranti, piccole hotellerie, come abbiamo visto, anzi, si risolve un gran problema. Anche a lavori finiti puoi andare a utilizzare un sistema di gestione ad onde radio, che sarà differente. Chiaro, va bene. Non so se i designer sono collegati con noi, ma volevo recuperare una domanda di Barbara Matticoli, che chiedeva, credo si riferisse insomma alla linea, alla soluzione linea, si potrebbero utilizzare anche nelle scuole in considerazione della necessità di illuminazione che richiede la didattica? Sì, ho sentito un po' scatti, si possono utilizzare per le scuole? Nelle scuole, in considerazione della necessità di comunicazione che richiede la didattica. Domenico. A questo rispondo io perché è più una domanda progettuale. Chiaramente dipende, bisogna capire di che ambientazioni si parla, delle metrature, degli indici di abbagliamento che avremo sui piani di lavoro dei ragazzi, per cui degli alunni. Chiaramente ci sono delle normative molto ferree, con dei calcoli, con delle soluzioni ad hoc, sicuramente si può arrivare senza problemi, ma come dicevo prima, ogni progetto è a sé, per cui va visto il progetto, vanno pensate le posizioni, vanno calcolati e da lì poi la strada poi inizia. Chiaramente si può fare. Vedo collegato anche Marco Sforzin. Vuoi aggiungere qualcosa, Marco? Sì, con piacere. Il tema oggi era quella di luce architetturale e luce decorativa. Noi stiamo vivendo un periodo storico molto particolare nella creazione della luce, intanto perché le micro aziende come la Sforzin Illuminazione, che sono dei follower nel mercato, stanno lavorando, stanno dando molto impulso a innovazioni tecniche e anche tecnologiche. E Philips in questo caso si presenta come produttore, e in realtà Philips è anche un fornitore di particolari, di luci, mobili LED integrati, tutto ciò che fa parte di softwareistiche in generale. Per cui si sta vedendo una grande fibrillazione in virtù di un'unione fra design e tecnologia, e anche all'interno della luce, al punto tale che si può ragionarla in un termine che quasi quasi l'architettura dello spazio non solo può essere vista in una forma decorativa di luce, ma molto spesso anche le micro aziende come la Sforzin stanno creando architettura di luce per architettura di spazi, per cui elementi minimali con un processo di tecnologia a bordo all'interno della lampada. E questo grazie a delle idee nuove, fresche, che arrivano dai giovani che hanno voglia di spingere in questa dinamica di design. Mi permetto anche di dire questa cosa, che la forte e veloce capacità di internazionalizzazione, perché l'azienda Sforzin Illuminazione
è una microazienda e come tale però ha 34 paesi al mondo di distribuzione, che sono un'enormità. Per cui quello che dico in qualità di imprenditore, ogni architetto è un imprenditore di se stesso, per cui stimolo non solo all'apprendimento a fronte di ciò che gli altri fanno, ma stimolo anche ad andare al di là delle Alpi e dei mari, per andare a far conoscere la nostra grande capacità che abbiamo nel creare gli spazi e di metterli a disposizione degli altri e della luce. Facciamo parecchie forniture all'estero, garantisco, la qualità del particolare italiano non ce l'ha nessuno. Quando entri in una casa, in Francia, in Germania, in Inghilterra, capisci subito che è stata seguita da un architetto italiano dai particolari. Se questa casa non ha questi particolari, l'architetto non è un architetto che arriva dal nostro background storico. È un architetto sicuramente in gamba, ma non con un occhio fino come quello che noi abbiamo la capacità di insegnare nei confronti delle altre culture. Marco, direi che tra l'altro oggi, mai più di oggi, diciamo, è importante in qualche modo che si faccia gruppo, si faccia sistema tra aziende, tra architetti, tra designer. C'è questa, credo, assoluta direzione che bisogna intraprendere anche come sistema paese, di fare sistema. È possibile fare tutto ciò? Beh, allora, è possibile fare tutto ciò? Sì, che è possibile fare tutto ciò, bisogna capire tutto ciò quanto possa costare a noi in generale, perché fare tutto ciò in un'azienda italiana, in un'azienda come, diciamo così, Italia, okay? Essere imprenditore e fare matching e fare squadra, in Italia già è complesso per due motivi. Primo, perché da un punto di vista storico noi, ahimè, italiani siamo dei grandissimi individualisti. Okay. E secondo, perché non abbiamo delle strutture tali alle nostre spalle, per cui, diciamo così, servizi a disposizione facilmente, in maniera veloce, al punto tale da metterci in condizione di far squadra. Per cui a volte facciamo, lo vediamo già ora da una connessione non eccezionale, facciamo fatica fra di noi anche, già noi siamo individualisti, poi facciamo fatica fra di noi a connetterci, quindi è ancora più complesso per noi far squadra, perché non è nel nostro DNA. L'italiano quando fa squadra, quando l'italiano fa squadra, l'italiano non lo ferma nessuno, ragazzi. L'italiano che è strutturato per mettere in condizioni chi fa parte della propria squadra di fare delle operazioni è un italiano che insegna. Dobbiamo, hai ragione Domenico, stimolarci ulteriormente e in questo caso copiare anche gli altri come fanno squadra. Una volta che noi lo impariamo non ci ferma più nessuno. Sono completamente d'accordo, è il messaggio motivazionale in un momento così difficile, anche per il settore in cui ovviamente siete impegnati voi, è proprio quello secondo me, quello di in qualche modo fare squadra, fare sistema, cercare di in qualche modo aiutarsi, perché io penso che se ne esce soltanto così, insomma. Volevo chiedere a Mirko, infine, l'occasione, ovviamente questi eventi sono anche quello di creare un primo contatto, ma voi successivamente invierete delle brochure, dei cataloghi, perché molti chiedevano soluzioni in merito anche sui costi che spesso noi incitiamo, invierete qualcosa? Allora, sì, io tendenzialmente dopo il webinar, Mirko, per favore invito al volo Gianni di spostarti un attimino e di permetterti di togliere la mascherina. Esatto, sentiamo troppo male. Siete bravissimi a rispettare le norme, devo dire, però in questo caso, esatto, ringraziamo Gianni, così sentiamo il momento finale, visto che siamo negli ultimissimi minuti. Allora, no, sicuramente dopo il webinar mi fermerò un attimino a rispondere alle domande che sono state fatte, scritte, per cui date un occhio successivamente. Se poi vogliate avere tranquillamente la presentazione, qualche spunto progettuale,
un preventivo per qualsiasi prodotto che abbiamo visto. La mail che vedevamo prima, che è progettazione@sforzinilluminazione.com, è a vostra disposizione, per cui qualsiasi tipo di richiesta io guarderò qui, ma se poi qualcuno voglia un preventivo ufficiale, tra virgolette, appunto con una prezzistica, un progetto, eccetera, tranquillamente siamo a disposizione. Se poi sarà un progetto comunque gestito in altre regioni, sarò io tranquillamente a girare al nostro commerciale e poi da lì in poi ci organizzeremo per aiutarvi, per fornirvi tutto quello di cui avete bisogno. Non c'è nessun problema. Se volete la presentazione, se avete lasciato il consenso alla privacy, scrivete una mail, ve la mando volentieri, sia la mia, parlo poi anche penso per quanto riguarda Philips, che può fornirvi tranquillamente i video e tutto quello che vi ha mostrato, ecco. Assolutamente. Chiedo alla regia di pubblicare l'ultimo pop-up che riguarda, eccolo qua, su Instagram. Vi chiediamo se avete la possibilità, un profilo, di mettere, di seguirci, insomma, perché così possiamo avvisarvi in tempo per i tanti webinar che ci saranno prossimamente, perché l'impressione, diciamo, è che saremo ancora, purtroppo, per diversi mesi, insomma, costretti a vederci virtualmente. Quindi... Ho fatto domenico, mi sono permesso di farlo per primo, appena ho visto, anche io sono un vostro follower, con grande ti ringrazio, ti ringrazio. È un modo, insomma, per stare più vicini in un momento così difficile. Siamo veramente alla fine, quindi ringrazio Marco Sforzin e Mirko Cucinato, che vedo ovviamente, ma ringrazio anche tutti gli altri che sono stati con noi, da Gianni Coppari, Marco Spatti, Federico Elli, Gerardo Mari, insomma anche Matteo Gallo, per essere stati con noi. Eccoli qua in squadra, come appunto, ci piace ricordare, e ovviamente grazie a tutti i progettisti, architetti che sono stati con noi in queste due ore. Vi auguriamo ovviamente una buona serata e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie, alla prossima. Grazie.